a tutti, eccoci pronti per una nuova ricetta insieme al nostro padre Francesco. Pace bene a te carissima Virginia, pace bene a tutti quanti voi carissimi telespettatori e telespettatrici che ci seguite numerosissimi. Allora padre Francesco, oggi devi mettere in moto, diciamo così, tutta la tua sapienza francescana, proprio che ti deriva proprio dall'ordine francescano, perché ci avviciniamo al giorno dell'Immacolata, quindi domenica sarà il giorno dell'Immacolata, quindi noi non ci vediamo in questi giorni, allora dacci un pensiero che ci possa far vivere questo giorno nella maniera più dolce possibile. Maniera filiale, oserei dire, perché Maria è la madre di Gesù, ma anche madre nostra, e quindi dovremmo sempre più mettere il nostro essere nelle sue mani, perché sia lei poi pian piano a farci comprendere la gioia dell'incontro con il figlio suo, il nostro Signore Gesù Cristo. E allora voglio concludere, diciamo così, questo nostro percorso mariano in questi giorni con un pensiero meraviglioso di Padre Pio. Beh, è francescano e quindi è anche d'uopo, lo menzioniamo. È un bellissimo pensiero preso proprio da una delle sue lettere sulla Madonna. Madre mia purissima, l'anima mia poverissima, tutta ricolma di miserie e di peccati, fa appello al tuo cuore materno affinché nella tua bontà ti degni di riversare su di me un poco almeno di quella grazia che si profuse in te senza restrizione ma abbondante, piena dal cuore di Dio. E da questa tua grazia accompagnato mi riesca a servire ed amare meno imperfettamente quel Dio che occupò pienamente il tuo cuore e del tuo corpo ne fece il suo tempio fin dal primo istante del tuo immacolato concepimento. Quindi è una poesia di Padre Pio proprio dedicata alla Vergine Immacolata. Immacolata, sì. Allora, Padre Francesco, questa la dobbiamo mettere su Facebook. La metterò per le nostre signore. Allora, sicuramente ci chiameranno tantissime signore, quindi mi stanno chiamando, mi stanno chiedendo. Durante la puntata tu ne rileggerai ancora un pezzettino, perché no? Le telefonate che arrivano quando non Padre Francesco. Però scusa che ti interrompo, che oggi è anche San Nicola. Certo, allora, San Nicola allora Mira, ascolta, ascolta, perché siccome le signore quando tu leggi queste poesie vogliono sempre riascoltarle perché le vogliono quindi conservare. Certo, le vogliono rileggere no. anche da loro, quindi noi perché la ripeteremo questa poesia, non vi preoccupate. E poi dobbiamo fare gli auguri alle Immacolate, alle Concettine, Titina. Ma soprattutto ai Nicola, come dice Padre Francesco. Oggi li festeggiamo. Però di Nicola parleremo dopo, perché oggi abbiamo un ospite che si chiama in maniera diversa, si chiama Emiliano Di Felice, che viene da Sant'Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo. Buongiorno. Buongiorno, bentornato Emiliano. Buongiorno. Allora, bene, bentornato. Ciao. Abbiamo nuovamente il nostro simpatico e bravissimo cuoco che lavora in un posto magnifico che come si chiama? La Scala, ristorante La Scala, La Castorano. Scala, La Scala, paese di Castorano. A Castorano, Castorano, quindi che vogliamo conoscere un po' meglio. In effetti il comune mi ha regalato, mi ha donato questo statuto che in pratica era del paese di Castorano, perché il paese di Castorano anticamente era un paese fortificato. Ah. Questa è diciamo la riproduzione della vecchia copia e dall'altra parte c'è la riproduzione dei giorni nostri. Guarda Padre Francesco, quindi c'è tutta la scritta medievale, sì. Ma che bello, quindi risalente lo statuto. 1612. Ma bellissimo, guarda, lo conserviamo qui perché bello. Lo vogliamo tenere con noi tutta la puntata, ci farai conoscere qualcosa di più di Castorano e ringraziamo pure tutto il comune che ci ha fatto questo omaggio molto, molto gentile. Sì, sono stati molto gentili. Allora, quindi dedichiamo questa ricetta di oggi a Castorano? No, questa ricetta di oggi la dedichiamo ai miei paesani, i teramani, perché i questa teramani. Ricetta, questa è una ricetta teramana. Ok, benissimo. Che quindi sono le crespelle in bosse. Come si chiama questa ricetta? Le crespelle in bosse. Crespelle. Crespelle in bosse. Crespelle in bosse. Crespelle in bosse. Ma che vuol dire in bosse?
sono semplicemente delle crepe, chiamiamole, non si possono chiamare crepe assolutamente. Non sia mai, non sia mai. Un sinonimo da evitare. Crespelle, crespelle. Sono le crespelle imbosse, imbosse perché in pratica si fanno nel brodo. Nel brodo, allora, un piatto delizioso che si potrà fare anche nel periodo natalizio, perché si faranno quei brodi, insomma, speciali. Quindi vai con gli ingredienti, prendete carta e penna, sono sicura che gli ingredienti ce li avete tutti a casa, quindi potete cucinare con noi. Diciamo che questa è una variante? È una variante, adesso ce lo dici, Con calma ci spieghi tutte le differenze che si possono avere su questa ricetta. Intanto voi a casa procuratevi, per fare le crespelle, procuratevi 4 uova, 4 cucchiai di farina piuttosto rasi e latte quanto basta, quindi gli ingredienti normali per fare le, posso dire, le crepe? Le crepe. Mi dai una un mattarello in testa? Non che a casa non ci vince. Per il brodo dovete prendere 2 carote, 2 cosce di sedano, una cipolla, un porro, 2 zucchine, 4 patate gialle piuttosto piccole, poi una scorza di parmigiano, la scorza di un limone, un po' di sale e un po' di parmigiano grattugiato. Allora, quindi gli ingredienti ce li avete tutti, tirateli fuori perché noi cominciamo a lavorare. A fare il brodo, ok? Brodo. Diciamo che comunque sia come ricetta originale. Sì. Diciamo, facciamo così, facciamo ciascuno, va bene? Anche ieri hai dato la cipolla a padre Francesco. Sì, perché lui è innamorato della cipolla. delle cipolle, va bene? Già ti ha capito padre Francesco. Io intanto inizio a tagliare le zucchine, va bene? Io vado con le patate. Una gioia. No, magari le posso tagliare anch'io se vuole, senza problemi. Voglio piangere di gioia. Va benissimo. Diciamo che questo piatto, comunque sia, veniva fatto. Sì. Viene fatto tuttora con un brodo di carne, ma visto che oggi... sappiamo bene che è una, diciamo che è una variante per chi vuol fare il venerdì di vigilia. Ah, okay? Quindi è anche un omaggio a padre Francesco che il venerdì non mangia carne. Non soltanto io, ecco, anche insomma molti nostri telespettatori, ma tanti sono quelli che di venerdì non mangiano carne. Non solo nel periodo di Quaresima, ma durante tutto l'anno, ormai, quindi, insomma. Ecco, abbiamo fatto questa variante e poi con le verdurine che ci faremo il brodo, ci faremo anche un simpatico contorno, ok? Benissimo, quindi non si butta via niente. Nulla. Benissimo. Si deve sprecare. Senti, ma perché noi le chiamiamo crispelle e non le chiamiamo crepe? Perché per quale motivo le possiamo chiamare? Qui c'è una lotta fra i tiramani e i francesi. Perché anticamente, quando in Italia c'erano i francesi, c'era un cuoco, Enrico Castorani. Enrico Castorani, che in pratica cucinava per le truppe francesi e a posto del pane, che a quel tempo era un pane nero scuro, dava le crespelle. E da qui dite come sono nate le crespelle imbosse? Per uno sbaglio, come tante cose buone della cucina, uno sbaglio. Mentre lui preparava le crespelle, queste crespelle sono cadute nel brodo. E da lì crespelle imbosse. Dopo arricchite in secondo tempo con del pecorino abruzzese. Però... e dopo modificato con il nostro parmigiano di oggi. Ma quindi aspetta, cioè le crespelle erano già nate in Francia, però le faceva... No, diciamo che le crespelle sono nate a Teramo. Dopo i francesi dicono che hanno inventate loro, ma... anche perché poi terminata una volta l'occupazione, quindi i soldati tornavano in patria. E hanno portato la ricetta. Abbiamo mangiato delle cose buone. Come erano fatte? Le crespelle. Se non ricordo male erano fatte in questo modo. Siccome i francesi non riuscivano a dire crespelle, allora dicevano crepe. Quindi è un errore. Mi dispiace per voi, cari francesi. La cipolla... Padre francese. Sì, va bene così. Padre francese, digli qualche cosa ai francesi che ci stanno guardando. E oggi mi dispiace per loro, ma... ci dispiace tantissimo, però noi abbiamo le scrupelle in busse. Busse. Comunque complimenti, lo sai dire veramente molto bene. Lo sai dire? Le dici un po' quel teramano alla francese. Busse. Perché il teramano somiglia un po' al francese? Sembra un po' di sì, Sì, diciamo... che per quanto riguarda la parola bus è possibile. Questo cuoco è stato veramente molto fortunato perché ha inventato questo piatto veramente molto buono. In effetti veniva fatto il brodo con la carne
E poi la carne stessa si mangiava come un secondo piatto. Ah, bene, certo. Ok. Quindi, ma in napoletano come si dice mbuse? Vusa, vusa. Lo vedi che la B e la V, cioè questa sempre la labiale, no? Sì, è un po' labiale, certo che i dialetti poi... Prego. Grazie. Mi faccio pulire le carote, va bene? Ecco, va bene. Si come somigliano, alla fine i dialetti italiani si somigliano. Sì, anche perché comunque già abbiamo la nostra bella linea di confine con i dialetti anglosassoni e con quelli che poi vengono dalle altre regioni, certo, più che altre nazioni del basso Mediterraneo, quindi. Allora, intanto che dici? Io posso buttare le verdure, sì, posso cominciare queste a metterle? Sì, queste sono già pronte da mettere. Hai messo anche la scorza del limone? Sì, abbiamo messo anche una scorza di limone che è per dare più sprint al brodo. Però, okay, quindi anche quando facciamo il brodo vegetale, normalmente possiamo aggiungere la scorza del limone. Cosa abbiamo al brodo? Una spinta. Uno sprint. Padre Francesco, tu fai questo brodo per i tuoi confratelli e dici oggi vi ho fatto un oggi brodo sprint. Sprintoso. Sprintoso. Faccio un brodo sprintoso. Metto tutto insieme, sì, Emiliano? Sì. Emiliano, senti un po'. Guarda che carina che fa, guarda qua che meraviglia. Una volta cotta vediamo cosa esce fuori. Io mi giro, non mi vedo. Non ce la possiamo conservare per abbellire il piatto? Lo sai a casa che si può fare con questo? Cosa? Per riciclare diciamo tutto? Un portacandele. Ma che bello. Usando un porro più grande si mette la candela in mezzo. Per Natale è una bellissima cosa. Ma hai capito, padre Francesco, i nostri ospiti che proponiamo alle nostre amiche a casa? Quindi anche come fare i portacandele fai da te con le verdure. Incredibile. Non si butta via nulla. No, così oppure come vuoi. Anche con i pomodori si può fare qualcosa che sono rossi, Emiliano? Come? Anche con i pomodori? Un portacandele con i pomodori, non lo so. No, con i pomodori sinceramente si può avvicinare, diciamo, sì, metterlo vicino a un portacandele, però con i pomodori non ci ho provato mai, sinceramente. Fermi un attimo che qua stiamo creando. Stai creando. Io sto creando. Questo lo useremo per fare il contorno, Senti, ma che da Teramo è vero che c'è molta, c'è la pastorizia, quindi che vi andate verso la Puglia, c'è la transumanza. Sì, adesso stanno riprendendo questa usanza per, diciamo, quasi come, diciamo, a livello turistico. Rifanno una transumanza ogni anno. Ogni anno. Allora, c'è un legame, padre Francesco, grazie, tra la Teramo e la Puglia per il nostro San Nicola. Vogliamo parlare un po' di San Nicola che prima ce l'hai promesso e non ci hai detto niente? Allora, un po' alla volta. Non possiamo svelare tutte le cose insieme. Un po' alla volta. Oggi è San Nicola. Sì. Di dove? Di cominciamo. Bari. No, di Mira. Ah, di Mira. Cominciamo già a dire, a mettere i puntini su lì. Ah, perché non era di Bari San Nicola? È di Bari perché per altro motivo. Tu lo sapevi? Ma è di Mira. No, di Mira. Perché in questa zona dell'Asia meridionale, dove lui era vescovo. E dove lui ha operato, ha servito la chiesa lì, a Mira. Ah. Poi successe che durante dopo che morì, quindi la sua fama si estese talmente tanto in tutta quella zona, l'Asia Minore, poi venne canonizzato e divenne santo. La sua fama era particolarmente detta da quelle per i poveri, perché San Nicola era particolarmente devoto all'amore verso il povero. Quando ci fu una carestia a Mira, ebbe la possibilità di avere un piccolo approvvigionamento per i cristiani della diocesi. Ma non vennero solo quelli, ma tanti poveri di tutte le altre zone limitrofe, a tal punto che ovviamente era poco la roba, come poteva distribuire? E il miracolo avvenne che riuscì con quel poco a moltiplicarle per darle a tutti i poveri. Ma che bello, quindi fu questo il suo primo miracolo? Il primo miracolo. Abbiamo fatto un errore. Poi mi sono dimenticato di mettere... Il parmigiano? Sì. Perché non lo possiamo aggiungere adesso? Sì, va benissimo. Quindi benissimo. Siamo ancora in tempo. Sì. Certo. Padre Francesco, con il racconto di San Nicola
lui si è inebriato. Certo. Sì. Poi sono avvenne, una... poi avvenne, perché adesso facciamo si chiama intanto di Bari. Le altre cose. La cipolla non va che, tutta. Sì. La cipolla, ce la mettiamo? Sì. Cosa avvenne? Avvenne che poi quella parte dell'Asia Minore venne conquistata dai musulmani, sì, quindi dai saraceni, e per prendere, tutelare, diciamo, esatto, anche la, quelle che erano la tradizione, sì, cristiana, ci fu che partirono da Bari 62 marinai. Ah. Facciamo l'impasto intanto. Erano dei marinai baresi. Però non soltanto da Bari partirono anche da Venezia. Ah. Perché c'era comunque un attrito tra Bari e Venezia, no? Queste città. Per andare a recuperare le reliquie di San Nicola. Sì. Per andare a recuperare queste reliquie per evitare che venissero poi disperse e quindi distrutte dai saraceni. E si festeggia non oggi, ma il 9 maggio, proprio quando arrivarono le reliquie a Bari. Benissimo, allora. Facciamo quindi intanto facciamo l'impasto per le crespelle. Per le crespelle. Quindi come si fa? Mettiamo 4 uova. Quindi 4 uova. Tutte intere. Tutte intere. Cavolo, sai. Intere. 4 uova, 4 cucchiai di farina rasi e un po' di latte, si mescola tutto. Vuoi una frusta? Sì, magari. Bene. Grazie. Una bella resistente. Tu lo sai, vero Emiliano, che padre Francesco rompe sempre le fruste? Sì. Sì, già ne ha rotte due, tre. Allora, magari allora faccio io magari. Tutti gli arnesi più moderni che abbiamo lui li rompe, perché non li accetta proprio. E lui è cucina tradizionale. C'è un pizzico di sale magari? Certo. Senti, padre Francesco, ma... Non è così? Benissimo. Comunque, chi è devoto di San Nicola deve andare a Bari, in particolare il 6 dicembre, no? Gli auguri ai Nicola si fanno il 6 dicembre. La festa liturgica è oggi, 6 sì, dicembre, sì, ma i festeggiamenti in grande sono il 9 maggio, quando è arrivato appunto le reliquie, arrivarono a Bari. Bene. Facciamo gli auguri a tutti i Nicola che ci stanno oggi guardando. Certamente sì, eh. Nicola, tutti. Nicoletta, Nicola Ferrante, che è il nostro giornalista, E poi è un santo che è venerato in tutta la cristianità, ortodossi. Mettiamo un goccio di latte? Ortodossi, cattolici. Mettiamo poco latte alla volta, eh? Quindi questo è... Prima veniva messo acqua. Sì. Il latte è stato messo dopo, magari, per rendere le crepe un po' più morbide. Più morbide. Senti, ma la ricetta delle crespelle... Hai Basta. Detto crepe anche Grazie. Tu, eh? Non vorrei dire, adesso te la mani. Ti ho colto in fallo, hai detto crepe, quando e anche loro l'hanno sentito. Quando tornerò a casa. No, ha detto crespelle in bus, si è capito che non è stato. Da noi le crepe vengono, le crespelle, le crepe vengono usate anche per diversi piatti, eh? Non sì. solo per, sì, per fare i cannelloni, fa? Per fare i cannelloni. Una volta fatte le crepe si possono farci come vogliamo, sì, per fare i cannelloni e per fare anche il classico d'imballo alla teramana. E come si fa? Il classico d'imballo alla teramana è fatta con un ragù misto con le pallette fritte, sembra che sono delle palline di carne fritte. Ah, sì, le polpettine fritte. Poi verdura e mozzarella. Buono! Fatta a strati ed è molto alto, a differenza della lasagna che è fatta con la sfoglia, e il timballo viene fatto con le crepe. E viene molto alto, infatti una volta si mangiava anche freddo che si portava ai contadini, lo portavano in campagna anche così freddo, tipo mangiavano tipo panino. Che okay? Prima magari perché non era piatto... sbrodoso, non è brodoso infatti, come la lasagna. Prima era un piatto della tradizione contadina, adesso sì, magari se vai al ristorante lo trovi solo lì, perché si farà solo sì. nei giorni di festa. Sì, perché sono piatti molti e troppo lavorati. Infatti, ci vuole tanto per fare questo piatto. Diciamo per fare il timballo sì, perché devi fare prima la crepe, poi devi fare il sugo, devi fare le polpettine piccoline. Le polpettine piccoline richiedono un tempo maggiore, perché prima le devi fare, devi passare in mezzo alla farina con la carne macinata, devi fare passare in mezzo alla farina e poi ancora dopo le devi friggere, farle fermare e poi devi andare avanti col timballo. Una cosa ti volevo chiedere, Dimmi. Ma per fare la ricetta delle crepe è sempre questa? Non ci rispondi adesso, ma ce lo dice dopo. Ci vediamo tra un ciao, minuto. Ciao.
Allora, eccoci qui, siamo tornati. Siamo andati avanti pochissimo, vi abbiamo aspettato, perché che abbiamo fatto nel frattempo, Emiliano? Abbiamo filtrato l'impasto. Quindi l'impasto delle crepe si filtra, mi raccomando, filtra, per eliminare per tutti i grumi. Poi abbiamo acceso il fornello qui sotto le padelline. Sì, per farle scaldare, così adesso iniziamo si a fare le nostre crepe. E aggiungiamo un po' di burro. Nel frattempo, no, ovviamente abbiamo scolato anche il brodo, che è da parte, con le verdure che abbiamo tenuto da parte, ma quello ve lo facciamo vedere dopo. Quindi adesso impariamo un trucco, le massaie, ecco, va bene? Facci vedere questo trucco. Mettiamo un po' di burro, facciamo così, facciamo prima. Mettiamo un po' di burro, lo arrotoliamo su un pezzettino di carta. Sì. Perché altrimenti, una volta veniva usato lo strutto. È vero, lo strutto. Oppure il lardo del prosciutto. Sì. Per fare questo lavoro. Un po' più grasso, nella cucina napoletana, vero padre Francesco, ancora si usa? Ah, quindi vedi, quindi tu non metti direttamente il burro a contatto della padella, no, ma solo la carta. Benissimo. Solo la carta, in maniera tale che non ungiamo troppo, ungiamo il giusto che serve per far sì che la crepe esce fuori. Ecco, guarda, guarda con quale abilità, guarda. Ah. Lei vogliene facciamo fare una a padre Francesco con sì, la stessa abilità. Però non ti tirerà fuori da giochi, eh? Guarda. La devi anche proprio. Tu sai fare la frittata, quella che si alza sì, in padella. Sì, le prime volte sono cadute a terra. Ma questa ce la puoi fare? Oggi la un po' crespella in padella così. Questo è difficile perché dobbiamo aspettare che arrivi a temperatura e che si stacchi quasi da sola. Come stacca la sola, quindi è pronta per essere... La prendiamo, piano piano, ecco, e la giriamo. Con le mani quindi la giri? Eh sì. Ma certo. Sì, possibilmente con le mani perché senti il contatto. Certo. Solo con la solo con la spatolina si potrebbe spezzare. Allora, abbiamo lasciato però un po' i nostri telespettatori a casa, in sospeso, perché stavamo parlando della ricetta delle crepe. Questa è la ricetta ufficiale per fare le crespelle, ma anche le crepe, diciamo, se le sì, vogliamo chiamare così, sì, è ufficiale. Si può fare una variante? Sì. A posto del latte, noi abbiamo messo del latte, e a posto del latte possiamo mettere dell'acqua. In pratica... La situazione cambia, perché col latte vengono delle crepe molto morbide. Sì. Ok? Con latte. Sì. Con l'acqua vengono più croccanti. E quindi per tutto quale qua ricetta sono più indicate? Per più croccanti e più leggere. Ah. Quindi magari queste lo usiamo per fare screppelle in boss. Sì. Che fondamentalmente è un piatto proprio sì, semplicissimo, ok? E magari quelle con l'acqua le possiamo usare magari per fare il timballo classico, la teramana. Ah, ecco. Per fare i cannelloni. I cannelloni. Senti, ma gliene vogliamo far fare qualcuna a padre Francesco? Che così si esercita per quando torna al convento. Già in burano, già unta. Allora, io vado. Vada. Per quando torni al convento, padre Francesco, perché mi sa che ne dovrei fare adesso... un bel po'. Sì. Tanto tu le sai già fare, le crepe. Ecco. Allora, ti dico una cosa. Ecco. Quando abbiamo fatto la missione popolare... a Frignano, ma quando le facciamo in genere, ci sentiamo io e una suora e ci mettiamo a fare le crepe. Sì? Sì, perché le scarpelle, non le crepe. Le scarpelle. Le scarpelle, però non facciamo infuse, facciamo con la crema a cioccolato. Perché così le vogliono. Ecco. Benissimo. Ma qui ha messo un po' troppo impasto? Sì, ma adesso non fa va niente, bene dai, lo stesso? Deve essere morbida. È bella imbottita. Magari deve essere così morbida. Grande, guarda. Ecco qui. La caliamo un po', facciamo più grande, ma... E poi questo è un ottimo piatto da suggerire, specialmente in questo periodo, per esempio domenica che è festa, quindi avrete invitati a casa il giorno dell'Immacolata, fate questo piatto che è sostanzioso, ma anche un bel piatto invernale, no? Sì, anche, soprattutto se lo andiamo a fare con la carne. Con la carne. Anticamente si usava solo la gallina, oggi viene usato sia il manzo che il tacchino. Ah, quindi okay? si può mischiare bene la carne? Così. Sì, poi con la carne, con il lesso, noi siamo il lesso, con il lesso possiamo farci un buon secondo, magari arricchito con delle verdurine, sì, con del sedano verde, con delle caroline fresche. Sto prendendo la mano, ecco. Ma non sto facendo prendere benissimo, la mano. Vedo che... Senti, ma tu dove hai imparato a cucinare così bene? Senti, io però... o padre Francesco? Tu. Io. Padre Francesco io lo sappiamo. Per me è stata una passione che... Questa viene... biscotta, padre Francesco, fai tu. Viene è stata una passione che viene da lontano, diciamo da lontano, perché non sono più giovanissimo. Quindi da lontano. Io i primi piatti che ho fatto sono stati cannelloni.
I cannelloni. I classici cannelloni con mia madre a 11-12 anni facevo i cannelloni. Vedi? E mia madre mi diceva sempre, tu, diciamo in italiano che è meglio, tu figlio mio dovevi nascere donna. Ringraziamo Dio. Guarda che ti piglia, è vero? Contenta mia moglie. Diciamo cosa, che, come si quindi chiama tua moglie? Silvia. Silvia sarà contentissima, ma chi cucina a casa? Quando sto a casa cucino io, mi piace molto cucinare, soprattutto quando c'ho ospiti mi piace cucinare. Beate, mia moglie sinceramente sta imparando molto. Stai bene, imparando? Molto bene. Si applica, un maestro come te. Il professore no, però vedo ma che lei si applica. Ma cucinava già bene prima. Sorvoliamo, facciamo sorvolare come la spella. Ma perché spella. Voi uomini siete così, fate un po' i professori, ecco. Ma io sono sicura che Silvia cucinava benissimo, anche prima. Ecco. Da fare i dolci? Brava. Sì, allora è brava a cucinare, sì. Sa fare dolci. Senti, ma la piccola Elisa impara anche lei, ti aiuta a fare qualcosa, non lo so, i biscotti, la pasta frolla, qualcosa del genere. Sì, lei dice papi io aiuto, però il suo aiuto è molto, diciamo, come dire. Aiuta, però aiuta così impara, suo. Così impara, perché quando avrà tre, adesso ha 2 anni e mezzo, quando avrà 4-5 anni... Mia figlia non ha capito che ancora il papà i casini li fa da solo, quindi non c'è bisogno che lei mi aiuti. Ma è più divertente la cucina così, dai. Sì. Sì, animata, bella. Invece tu, padre Francesco, quando hai fatto il tuo primo piatto, quello che ti ricordi proprio fatto col cuore? Allora, anche io avevo, meno male la sua età, avevo i miei 11-12 anni ed era il periodo proprio natalizio, non ricordo esattamente, però ricordo che era una domenica e mamma stava preparando proprio i cannelloni. Dai, anche tu! Ma allora guarda, la tradizione dei cannelloni a Napoli è viva, certo. Gnocchi, cannelloni, lasagne, queste poi alla fine diventano i piatti della domenica. Pasta al forno, insomma, cioè, ed erano proprio i cannelloni, perché mi ricordo che mamma fece sti cannelloni, comprò sti cannelloni già belli e fatti e bisognava riempirli con tutto il composto con che veniva fuori, certo. Esatto, che preparava. E poi li dovevano mettere nella teglia, tutti belli sistemati, con il sugo, tutto quanto. E io ricordo che feci io una piccola teglia di cannelloni da parte, perché li feci io. Proprio tu, e te la mangiasti da solo poi? E certo, che mica preso solo per me. Tu solo. Insomma, era il mio primo piatto, lo prima proprio cotto. Senti Emiliano, ma vogliamo far saltare la crespella da padre Francesco così? Dai, ma padre Francesco. Fate fare queste cose, perché sei bravissimo, eh? Uno, no, aspetta, due, ma due. E tre, va benissimo. Fatto la giravolta, ha fatto la giravolta. Sembra che non si è girata, però un si è girata. Un triplo salto mortale. Abbiamo proprio, triplo, vai. Allora, vai. Uno, due e tre. Vabbè, padre Francesco. È entrata dentro, sono stato bravo, è entrata dentro. Bravissimo. Senti, faccelo vedere tu invece come si fa. Mi stai umiliando in diretta. Padre Francesco, le dico che veramente 10 volte ho provato a farla, non mi è riuscito mai. È quello perché è l'emozione della padella. L'emozione della padella. Ti devi esercitare, quando vai lì a fare le crepe dolci ti eserciterai e verrai qua che sarai proprio un espertone. Poi anche la padella, si vuole la padella un po' più grande. Sì, è vero, effettivamente la padella deve essere un po' più grande. Poi io sono stato molto fortunato, primo colpo, per riuscirci. Sì, comunque volevo dire che insegnare i bambini a cucinare è importantissimo. Allora, abbiamo avuto nei giorni scorsi quella bambina straordinaria, Antonella, tu l'hai vista? Le puntate prima di te, che ha cucinato dei dolci stratosferici e proprio lei in cucina era proprio una maestra, lo dobbiamo dire. E quindi facciamo l'appello, padre Francesco, a tutti coloro che ci stanno guardando per scriverci, per telefonarci, in modo da far venire qui a cucinare con noi i loro bambini. Certo, i nipoti, Nipotini, figli, amici, conoscenti. Potremmo fare una bella gara tra bambini, ma anche adulti, a chi fa meglio le crespelle in busta. Ecco. Antonella era bravissima molto a fare le crespelle. Diceva, le non ce le ha fatte assaggiare, ma secondo me era proprio brava. Abbiamo finito l'impasto. Se ci sentono i francesi, sentirai. Sì. Sono più bravi loro, invece no, perché le crespelle sono un piatto di Teramai. Teramo.
Allora, adesso facci vedere, quindi abbiamo finito di fare le crepe. Si devono raffreddare un po'? Faranno sicuramente in tempo a raffreddarsi, perché già qualcosa già si sono intiepidite. Okay. Quanto tempo si possono conservare le crepe? Uno se ne può preparare prima? Oddio, sinceramente per fare il timballo si fa il giorno prima per il giorno dopo, che si ferma un po', ok? Sì. Si ferma un po', si evapora meglio, sì, perché dentro magari rimane un po' di acqua, ok? Si prepara il giorno prima. La conservazione delle crepe così in questo stato qui, diciamo... Se no si induriscono troppo, benissimo. Sì, è vero. Magari, ecco, cotte e mangiate sarebbe la cosa ideale. È la cosa migliore, certo. Soprattutto in questo caso che noi andiamo a fare... Allora, facci vedere la preparazione delle crepe alle imbosse. Allora, questo è proprio il momento culmine della ricetta. Mettiamo del parmigiano. La crespella ambosa. Il parmigiano. Quindi poco parmigiano. Entra. Guarda come fa, con due forchette, vedi? Dopo dentro magari ne faccio con le mani. Dopo ne mettiamo un po' sopra, ok? Io col cucchiaino. Facciamo così. Poi le arrotola, tipo cannellone, tipo sorriso, hai detto tu. Sì, e mettiamo tipo un sorriso. Un sorriso. Quante ne metti a piatto? 3, 4 a seconda del... Dopo a seconda di chi mangia sì, no, di chi mangia, perché se c'è mio padre ne mangia 5, 6, 10 ma quindi sono molto gustose perché sono ripiene di formaggio e si può sostituire il parmigiano al pecorino d'Abruzzo, perché pecorino d'Abruzzo. Questa ricetta è nata effettivamente con la carne e col pecorino d'Abruzzo. Anche un altro tipo di pecorino va bene. Sì. Forse gli dà più sapore il pecorino. Scusatemi, il pecorino è più la persona, se mi chiedete la persona più brava a fare le crepe, chi è? Chi è? Mia madre. Ecco, allora certo. Dobbiamo salutare mamma. Come la si mamma chiama? È sempre la mamma. La mamma si chiama la mamma? Giuseppina. Signora Giuseppina, ma ha insegnato questo ragazzo a cucinare in una maniera strabiliante, veramente bravissima, perché tutto dipende da lei, la tua passione deriva da lei. Sì, fondamentalmente sì. E tuo mia padre? Madre, mia nonna, che era bravissima, anche le mie nonne soprattutto erano bravissime. Tuo padre a cucinare. Come si chiama? Mio padre si chiama Lanfranco. Ma e salutiamo anche lui? Sì, salutiamo anche lui, magari è impegnato nei suoi lavori. Ma sta mangiando forse a quest'ora? Sì, sicuramente. Sicuramente. Aspetta che ritorni, perché così gli cucini qualcosa di buono. Queste sono le crespe alle imbosse. E adesso magari, per non buttare niente, per riciclare tutto, con le verdure che abbiamo fatto il brodo, andiamo a fare un piccolo contorno. Allora, aspetta un attimo, quindi noi abbiamo messo le crespelle ripiene nel piatto, sì, quindi ripiene di formaggio, quindi le ha arrotolate a forma di sorriso, poi si mette il brodo sopra, quindi sì, non molto brodo a quanto pare. Sì, sì. Si cerca di quasi coprire il tutto con del brodo. Benissimo, quindi il brodo vegetale che abbiamo fatto, sì, noi, oppure quello di carne, di quello carne che preferite, e si cosparge di parmigiano grattugiato. Sì. Poi si fa il contorno a parte, quindi se avete cucinato con la carne, mettete la carne, altrimenti le verdure, quindi anche più salutare. Prendiamo magari la patata. Voi questo piatto lo cucinate per i giorni di festa oppure così? Le crespelle in imbosse, soprattutto, sì, nel periodo natalizio, nella festa, è come dire, non mancano quasi mai. Guarda con quanto piatto questo. Sì. Anche bello, sì, genuino, sicuro. Andiamo a riprendere il porro, ecco, che prima abbiamo, eccolo, perfetto. Tutto salutare. Manca qualcosa? Verdure. Manca le zucchine. Prendi... mettere anche il pezzetto di formaggio. Sì, il pezzetto di formaggio. Mettiamo le verdure per ogni tipo. Per ogni tipo. Così in maniera un po' artistica. Il pezzo di formaggio non deve mancare assolutamente. Il pezzo di formaggio morbido. Preparami bene questo piatto. Anche la buccia di limone mettiamo? No, la buccia di limone la lasciamo a parte, perché quella è un piccolo trucco. Sì. Ok? Lo sai che non l'ho mai aggiunta la buccia di limone al brodo vegetale? Ma anche al brodo di carne. Anche al brodo di carne è il massimo limone. Questa poi è la squisitezza, la scorza di parmigiano. Qui facciamo così, ci mettiamo un pizzichino di prezzemolo magari. Come vuoi, non ti preoccupare, quello che vuoi. Sì, 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 sì. Sul parmigiano. Prendiamolo più bello possibile. E poi un trucco, un segreto. Un'emulsione. Un'emulsione, quindi, che il nostro Emiliano ha già preparato. L'emulsione che si sparge sulle verdure, da che cosa è fatta? Qui c'è aglio, capperi, acciughe e un pizzico di prezzemolo, soprattutto aglio extravergine d'oliva. Aglio, capperi, acciughe, un pizzico di prezzemolo, si trita tutto con un mini pimer, sì, ed ecco qui l'emulsione. Quando che se si... ne metto? Poco.
Quindi gli dà quel tocco sofisticato, particolare, vero? Particolare rispetto alle verdure soltanto così da sole. Il profumo messo da solo. Beh. Diciamo che il profumo è buonissimo, l'aspetto anche invitante, vero, invitante, colorato, benissimo. E allora noi vi auguriamo buona festa dell'Immacolata a tutti, vero padre Francesco? Buona festa dell'Immacolata, auguri, buon allora, fine settimana. Allora, mi raccomando, festeggiate, cominciate a preparare il Natale, ma soprattutto preparate questo piatto che ci ha regalato oggi Emiliano. Le grazie, scappelle. Alla prossima ricetta. Ciao, ciao. Pace bene.